Siamo sempre tendenti a guardare l'aspetto più negativo. E questa è un'abitudine, un vizio di forma. Questo vizio di forma è stato acquisito in parte perché ci è stato somministrato a piccole dosi, in parte perché non abbiamo abbastanza consapevolezza per comprendere che non siamo solo quello che sembra, siamo molto di più. È difficile mantenere questo pensiero costante, perché questo pensiero volutamente è distratto da cose che fanno parte della materia e quindi è un continuo cercare di stare in equilibrio sul filo tra quello che è la materia. Ci vivi, quindi ci devi interagire. E quello che è invece la parte, diciamo, più leggera, chiamiamolo spirito, che è la parte consapevole, quella che ogni tanto perde la via, ma che poi quando si ritrova ha imparato qualcosa in più. Esattamente, siamo portati a vedere sempre l'aspetto negativo anche di noi stessi. E quindi diciamo che da una parte lo vediamo in noi stessi e anche negli altri, e per un'altra parte, come dire, ne siamo schiavi. Quindi questa realtà che ci si presenta davanti agli occhi quando abbiamo paura è quello che noi proiettiamo nel concetto di paura. È quello che ci hanno insegnato che deve essere la paura. In realtà la paura è una sensazione che deriva dall'emozione, dall'emotività. E la paura fa leva su molte cose che sono ancestrali. E la paura viene superata solamente quando, diciamo, dal regno, quindi dal campo, quello che nella Kabbala ebraica è Malkut, quando riusciamo a superare questi gironi dell'inferno, in sostanza, quindi gli ultimi livelli dei gironi dell'inferno sono dei livelli in cui ci sono persone che hanno fatto un grande cammino, sono riuscite a risalire, a trovare, come dire, una meta per risalire, no? Quindi un motivo. E piano piano la loro percezione si è alzata fino a comprendere che forse c'è qualcos'altro. Oltre a questa materia che si esprime nei livelli più bassi in modo meschino e bieco, al massimo della potenza, c'è anche un'elevatura della mente, delle sensazioni, delle percezioni, che fa parte di un mondo che è più spirituale, che è più leggero, che comincia a comprendere che ci deve essere per forza qualcos'altro oltre a questo, no? Quindi è capace di assorbire dati, metterli in fila e poi trarre una conclusione logica e fare un passo ulteriore. La maggior parte della gente invece questo crede di non poterlo fare. Quindi si adegua a una corrente comune, a una mentalità comune, perché questa gli può dare la sensazione di avere una vita. Senza questa la vita diventa assoluto vuoto perché c'è la convinzione radicata di non avere l'opportunità di cambiare, quindi di crescere, di modificarci, di essere i viandanti del nostro cammino che si svolge tra le varie vite, non è un cammino finalizzato solo alla comprensione di questa. Quindi il cammino come dire, si sviluppa strada facendo e questo cammino è alla ricerca di
di valori più raffinati, di valori più evoluti, le alte manifestazioni dello spirito, quindi gli ideali, tutto quello che noi vorremmo di meglio per noi, per i nostri figli, per la società, per la natura, per tutto, per il mondo animale. E questa realtà a molte persone sembra un sogno, una fantasia, e quindi si adagiano in questo percorso preconfezionato e basta, e da lì non si muovono. Quindi quello che sta accadendo invece in questo momento è proprio la capacità di mettere a fuoco quello che sta cambiando in noi stessi. Perché così come siamo arrivati alla fine di un'epoca, siamo anche arrivati alla capacità di trarre una sintesi da tutto. Nei momenti di disagio o nei momenti di terrore o nei momenti di paura, si fa veramente i conti con quello che si è, con quello che si sente, con tutte le prospettive a cui abbiamo o non abbiamo dato spazio, come per esempio, quella di pensare che esiste un oltre che noi non consideriamo mai, che è molto più presente di quello che noi crediamo, oppure è molto più presente di quello che noi non vogliamo vedere, perché fa paura, perché è un'incognita, perché chissà cosa vorranno, eccetera, eccetera. Non riuscendo a fare neanche un percorso semplice, basilare, logico, che ti dice che alla risposta, cioè alla domanda chissà cosa vorranno, la risposta ovvia, più che ovvia, è se avessero voluto qualcosa, già l'avremmo saputo. Quindi di fatto non sono in attacco, in assalto, ma sono in attesa, diciamo così. Quindi quello che noi dobbiamo fare è sostenere questo passaggio. Questo passaggio è tosto per tutti, perché come al solito c'è sempre una girandola di situazioni studiate ad hoc per mandarci fuori giri, perché è tutto abilmente disegnato. E quindi quello che noi possiamo fare è rivolgerci a valori differenti, a punti di vista differenti. Quindi vado a pescare i miei pensieri là dove c'è luce, là dove c'è positività, e se mi viene un pensiero negativo, svio la mia mente come se fossi un bambino. Quando il bambino fa i capricci, la mamma gli fa vedere qualcos'altro, lui si distrae e smette di piangere. Questo è un buon metodo. Quindi riuscire a tenere questo passo, quindi questo assetto, è avere la voglia di indagare in se stessi, analizzare quali sono gli strumenti che abbiamo, quali possibilità abbiamo, che cosa non funziona della nostra macchina, cosa abbiamo tralasciato, quali sono i motivi per cui la macchina arranca, tantissime domande, no? Quindi, però, il fondamento di queste domande è: conosco me stesso, quindi imparo a governare la mia barca. Invece di farmi governare dagli altri in un percorso preconfezionato, imparo a guidare la mia barca. Questo significa uscire certe volte dagli schemi. Quindi che cosa ci vuole? Anche una piccola dose di coraggio. Perché quando una persona si trova sul bordo di un dirupo, può fare solamente due cose, o sedersi o lanciarsi. In questo caso ci è richiesto di lanciarci con la fede, la fiducia, che se noi avremo il coraggio di lanciarci, ci spunteranno improvvisamente delle ali. Questo significa uscire dagli schemi, uscire dalla propria zona di comfort, per la prima volta nella vita prendere una posizione,
sia una posizione intelligente, logica, informata, che abbia presente bene i fatti, anche quando fa paura informarsi e sentirsi dire verità a cui non si crede. Quindi uscire da questo meccanismo di gestione assoluta di quello che sono che è il sistema di informazione e crearsi una propria autonomia di pensiero che non abbia paura di prendere finalmente in mano se stessa e cominciare a pensare che il nostro futuro possiamo disegnarlo, possiamo immaginarlo, possiamo crearlo. Però l'intento deve essere comune, quindi una visione comune, e se siamo in tanti, questa visione avverrà, perché l'universo funziona così. Quindi quello che noi immaginiamo su altri piani è una realtà immediata, quello che noi invece ideiamo qua sulla Terra ha bisogno dei cinque sensi per esprimersi, quindi è una realtà più legata alla materia e fa più fatica a realizzarsi in tempo reale. Però l'intento è quello che serve per mantenere questo canale operativo, cioè il momento in cui tu mandi un intento, apri un canale operativo, e questo canale operativo, a mano che è come un fiume che scende a valle, gli affluenti si uniscono e sono le altre persone, e questo fiume diventa sempre più grande, fino ad avere una potenza straordinaria, intelligente, non gestibile, che ricorda la potenza di Dio. Che ha creato gli universi, questo Dio che è la Cabala ebraica, è Keter, la luce onnipresente, la somma di tutte le possibilità. Quindi, ecco, quindi vedere la realtà da questo punto di vista ci aiuta a salire di un gradino e ad affidarci, quindi a uscire da tutti i nostri contrasti interiori. A uscire dai nostri dubbi, dalle nostre paure, da quello che è anche un vizio di forma, di mantenere una realtà psichica molto aderente alla realtà, alla televisione, a quello che ci viene detto, alle persone, il nervosismo che si respira fuori, a tutto un trend, diciamo così, da cui puoi anche astrarti. Puoi anche astrarti. Quindi ci è richiesto un ritorno a noi stessi, un ritorno di presenza. Cioè finalmente ci sono e adesso agisco. Fino adesso sono stato trascinato dalla corrente, adesso esco dal fiume e divento io stesso un fiume. Questa è la mia cagnolina che fa i suoi grattatini su non so dove. Ecco, quindi ritorno ad essere un fiume. Lo stesso fiume che ero quando sono nato, che ero aperto a tutte le possibilità e che dovevo ancora difendermi dal mondo e acquisire sovrastrutture psichiche che poi causano cortocircuiti. Queste sovrastrutture ci rendono forti da una parte, però deboli da un'altra, perché non tutte, diciamo, sono costruttive. Ci sono delle sovrastrutture che creano l'io e che fanno dell'io la persona che siamo, però ci sono alcune sovrastrutture che noi abbiamo messo in atto per tanto tempo, quindi si sono radicate, che sono negative, risultano essere non costruttive alla lunga, perché sono atteggiamenti vitali che abbiamo acquisito per difenderci dalla realtà. Quindi la nostra energia vitale, che all'origine era fluida, comincia a contrarsi perché si deve difendere, quindi è come un fiume a cui metti delle dighe. L'energia comincia a non fluire, comincia a ristagnare. E più questa cosa diventa forte, strutturata, e più questi ristagni fanno sentire i loro effetti. Quindi nascono le nevrosi, le ossessioni,
le idee fisse, la non possibilità di fluire tra gli eventi. E questo viene amplificato ovviamente da chi lo sa e crea le circostanze intorno per creare ulteriore insicurezza. Quindi dà da mangiare a quel lupo con il quale noi non abbiamo confidenza, perché l'abbiamo nascosto, ci siamo difesi. E quindi il nostro vizio di forma, la nostra passione predominante ci gestisce. Ecco, quindi quello che serve è trovare qual è la propria passione predominante che ha il sopravvento su di noi, sul nostro campo emotivo, che non ci rende possibile buttare fuori tutto quello che è la nostra potenza, della consapevolezza di chi siamo, del fatto che abbiamo una connessione con mondi più evoluti e quindi siamo sicuri di esserci, non abbiamo paura della morte, non abbiamo paura, cerchiamo di entrare in quella dimensione in cui una persona è cosciente, consapevole, è una cosa ovviamente lunga, non è immediata, è fatta di tanti piccoli passetti che rendono l'uomo, diciamo così, migliore nella sua espressione proprio di simbolo vitale dell'anima che sperimenta, no? Quindi di fatto dobbiamo riuscire a prendere in mano, in parole povere, la nostra realtà. Dobbiamo guardarci e imparare a guidare la nostra macchina, più o meno potente. Più è potente perché ha un potenziale veramente straordinario, però durante la vita lo ha castrato per paura, per difesa, per tanti motivi. Riprendere quella potenzialità, no? Di decisione, di volontà, di intenti, di certezza della nostra voluta direzione. Questo ci rende forti, ci rende maghi di noi stessi, perché quello che poi si emana da quell'energia di centratura è una proiezione di mondi assolutamente impensabili per noi, sia soggettivi che comunitari, ovviamente, no? Quindi sì, questa nostra realtà che noi immaginiamo quando siamo centrati crea opportunità che sono molto belle, tante, costruttive. Quindi di fatto, se noi riuscissimo ad essere così, potremmo fare miracoli, come diceva Gesù, no? Chiaro, è una questione di passi, di steps. Quindi l'importante è iniziare, salire sulla nostra auto di potenza, cominciare a usarla in maniera fluida, come portare la macchina al massimo delle proprie potenzialità. È diventare creatori di noi stessi, cioè creatori della nostra realtà. Questa è la direzione. Quindi quello che ci è richiesto in questo passaggio dimensionale è proprio questo, cioè riuscire a metterci in contatto con quella realtà lì, con quella persona lì, con la voglia di essere diversi, di diventare autonomi mentalmente, psicologicamente, capendo che siamo una grande forza. Se capiamo questo e ci uniamo, abbiamo vinto. Quindi la possibilità esiste e cambierà gli eventi, ma non usa gli strumenti che ci sono qua in questo momento, in questo inferno dantesco. Usa strumenti di consapevolezza più alti. Quindi immagino quello che io vo voglio, quello che voglio che sia per l'umanità, per i nostri figli. Immagino un mondo di persone coerenti, di persone che non pensano al proprio tornaconto, non è il primo pensiero che hanno. Persone che sono disposte a dare, ad amare gli altri, a vivere nella gioia, nella condivisione. Un mondo ideale a cui dobbiamo dare forza perché l'universo è olografico, dobbiamo imprimere questo pensiero, questo sogno, questo desiderio, questo intento tutti insieme e lì prenderà vita e lo sta già facendo. Quindi l'educazione di noi stessi a questa realtà che sta arrivando deve essere veloce, pronta,
Non c'è più tempo. E secondo me, e non solo secondo me, vinceremo. Ciao a tutti.